Fare il veterinario all'Aquila significa essere legati alla cultura pastorale in modo indissolubile, perché l'Aquila è veramente la capitale della transumanza insieme a Foggia, e con i pascoli, la montagna, è una vocazione fortissima. Queste città sono state costruite sulla ricchezza delle gregge, quindi era fondamentale. Dopo il terremoto è diventato ancora più importante dettare un'identità per la ricostruzione, quindi è un impegno più culturale che sportivo sicuramente questa camminata. Ma dalla cultura, dalla memoria, possono nascere opportunità? Allora, noi ci chiamiamo Tracturo 3000, Tracturo perché è la parola latina e il 3000 perché proiettandoci verso il futuro si possono cogliere tante opportunità. Non credo che ci sia un'idea ancora facile di sviluppo rurale, cioè come possono sopravvivere le nostre campagne? Questo è il problema. È un problema che Foggia sente in particolar modo perché è la provincia della Puglia che sente di più questo bisogno di sviluppo. No? Altre province hanno trovato altre destinazioni, altri rilanci, altre mode. Foggia deve ancora trovare una sua identità. La può trovare soltanto nel suo patrimonio storico, così come l'Abruzzo interno la può trovare solo nel suo patrimonio storico. Qual è la speranza? La speranza è che ci si riconosca in tante piccole realtà locali o grandi come Foggia intorno a un'idea comune. Noi quest'anno abbiamo il simbolo della collana di corallo per evidenziare questa volontà, questa voglia. Noi è strano quello che succede, sarebbe facile vendere con i tour operator una cosa così, infatti gli stranieri recepiscono benissimo e vorrebbero partecipare in tanti, io cerco di frenare perché non siamo ancora pronti ad ospitare un numero grande di persone. Dicevamo che siamo presenti adesso alla conferenza di Edimburgo, tutto senza finanziamenti, senza nessun finanziamento pubblico o privato. Ma siamo presenti, all'estero viene recepito benissimo questo discorso, in Italia siamo più disattenti, abbiamo seguito altre strade di sviluppo, abbiamo seguito la strada della macchina, abbiamo seguito la strada dell'edilizia. Adesso trovare una strada di sviluppo per le nostre campagne è diventato veramente... Ma in concreto che ci vuole? Santiago di Compostela sulla fede ci ha fatto, come dire, sui cammini della fede ci ha fatto un business. Sì. Noi come possiamo farci un business sui sentieri della cultura in concreto? Chi dovrebbe fare cosa? Allora, quello che abbiamo visto, io posso raccontare solo l'esperienza, non c'ho la palla di vetro per il futuro, ma l'esperienza mi insegna alcune cose. Allora, non è possibile intervenire con progetti milionari lungo sullo sviluppo rurale, è difficilissimo incidere in questo modo, perché si continua una sorta di assistenzialismo che ha prodotto disastri culturali. Quello che bisogna fare è favorire l'intervento delle amministrazioni comunali collegate in una sorta di circuito virtuoso e delle associazioni di volontariato, le associazioni, le pro loco, le associazioni, il FAI per esempio, oppure altre associazioni di cittadini che amano il bello e amano il bene comune. Facendo una manutenzione corretta di questo sentiero, di questa sentieristica, restaurando quelle piccole opere, quelle piccole emergenze architettoniche che poi non sono così costose da restaurare, lasciando questi segni lungo la via, noi siamo sicuramente, ma sicuramente a livello degli altri cammini che vengono più pubblicizzati, come la via Francigena o come il cammino di Santiago. La bellezza del paesaggio è eccezionale. Vabbè, da questo punto di vista poi si può fare un camminamento a poste lungo il tratturo e quindi turisticamente assolutamente valorizzato. Assolutamente sì, non è difficile, il percorso è demaniale, quindi è facile fare interventi diciamo di miglioramento e di adeguamento, è facile perché è del demanio. In realtà i comuni per legge dovrebbero già fare un piano tratturi, non lo hanno fatto, sono stati molto resti a farlo perché era proprio una rimozione culturale questa storia delle pecore, questa cultura pastorale, ma già facendo un piano tratturi e realizzando un piccolo intervento programmatico ogni anno in economia, con piccole spese, ma parliamo nell'ordine di migliaia di euro, non dei milioni, di migliaia di euro, con l'aiuto delle associazioni pro loco per il mantenimento quotidiano e l'accoglienza, io credo che sia sicuramente un filo conduttore positivo e
percorribile per lo sviluppo della, delle aree più disagiate. Per chiudere, sì, è pensabile che con i soldi stessi che le regioni incamerano, i comuni incamerano dai piani tratturi, avendo svenduto anche parte del patrimonio tratturale, sia possibile in qualche modo valorizzare, appunto, come dicevi te, queste iniziative? Allora, i regi tratturi, i più grandi tratturi, sicuramente non dovrebbero essere toccati, dovrebbero essere lasciati come bene comune. Sicuramente qualche tratto, qualche altro tratturello, qualche altro può essere alienato realizzando un utile per lo Stato, ma il problema dello Stato è che mentre si trova con facilità la via per incamerare soldi, poi è difficile la ridistribuzione degli stessi. Forse con una legge finalizzata si potrebbe ottenere questo, ma non con uno stanziamento come hanno cercato di fare anche alcuni senatori nel passato, cioè 5 milioni di euro sulla finanziaria, 3 milioni con un emendamento. No, una bella legge tratturale che dice che i soldi ricavati dal tratturo vanno riversati sul tratturo. Una riscossione più puntuale delle concessioni che non vengono pagate in molti casi da decenni, che sono poi abbastanza agibili da parte dei coltivatori, che sono i frontisti del tratturo, e ritornare queste risorse per la manutenzione del tratturo. Quindi questo io credo che sia la cosa che si autofinanzia in un modo più elegante, più meno pesante per i cittadini. Non